qual è stato l'input che ha dato inizio alla sua attività? Risale a molto tempo fa, 45 anni fa, quando per caso ho incontrato le prime mani da curare. E non è che sia stato io andare a cercare la mano nella mia attività, ma sono state le mani a cercare me. In pratica, dovendomi interessare all'ospedale di Savona di malati traumatizzati, il mio primario mi aveva assegnato questo incarico e mi aveva inviato a Rizzoli di Bologna per imparare un po' di quella traumatologia che a Savona era ancora in una situazione precaria, non esisteva nemmeno un primariato di traumatologia e di ortopedia, e di lì sono andato a Parigi, dove ho visto degli eccellenti risultati in quella che era la parte più delicata della traumatologia, che era appunto la mano. Visto questo, ho avuto il caso, proprio il caso, di sapere che a Parigi c'era la più grande scuola europea di chirurgia della mano, un'altra era soltanto a New York, e dove il professor Marc Islain, che è stato il mio primo maestro alla Università di Nanterre, teneva dei corsi di insegnamento e aveva un reparto, un grande reparto di chirurgia della mano. È stato il primo impatto, il primo incontro, la mano mi ha affascinato, non soltanto dal punto di vista chirurgico, ma anche dal punto di vista umanistico, per quel che è il suo riflesso nella pittura, nella scultura, per tanti aspetti anche diversi da quello che sono gli aspetti puramente tecnici della riparazione. E di lì ho conosciuto tutti i più grandi chirurghi della mano del mondo, sono andato a guardare, a vedere, a imparare praticamente in tutte le scuole che esistevano allora e continuo ad andarci ancora adesso. Rimpianti? Io rimpianti non ne ho, sono stato un uomo fortunato che nella mia professione, come anche forse nella mia vita, ho potuto fare delle scelte importanti e probabilmente per me giuste, perché non rimpiango nulla di tutto quello che ho fatto, né nel bene né nel male. Le soddisfazioni più grandi? Le soddisfazioni più grandi sono quelle che ho praticamente ancora, sono quelle di poter vedere le mani di un bambino malformato, di un bambino che ha avuto delle grandi ustioni, delle grandi lesioni, e ricominciare a funzionare e ricominciare a fare una carezza o a scartare una caramella o a giocare con un giocattolo. Vedere le mani di un musicista suonare, vedere le mani di un cieco che è diventato cieco perché un ordigno gli ha fatto scoppiare anche le mani insieme agli occhi, vederlo leggere il Braille. Vedere un operaio ritornare al suo lavoro, stringere una mano che era completamente lesa e che non aveva nessuna funzione, noi usiamo chiamarle mani a funzione zero, vederla riprendere la sua funzione, e vedere tutte le mani che ci sono arrivate nei vari paesi dove si fa ancora la guerra e dove ci sono ancora degli ordigni che esplodono, poterle recuperare almeno in parte, poter vedere che l'uomo ancora, questi uomini hanno ancora il loro mezzo più importante per non solo sopravvivere, ma per vivere, per poter avere dei contatti umani, per potersi scambiare dalla carezza agli atti più comuni della vita. Savona e Mantero. Beh, Mantero è arrivato a Savona da tanto tempo, fin dai tempi dell'università, dove ho degli zii o dei parenti, venivo già a vedere da bambino le processioni del Venerdì Santo a Savona. Savona, sono capitato in un ospedale dove c'era un chirurgo straordinario che iniziava la sua attività e arrivava dall'Università di Pavia, mi sono reso conto di avere davanti un grande chirurgo, e pur avendo avuto dei contatti straordinari all'estero, ho preferito restare qui con caparbietà, cercare di portare avanti prima la chirurgia e la traumatologia e l'ortopedia insieme, poi soltanto la chirurgia e la chirurgia della mano che mi affascinava, fino da 2 o 3 anni a dedicarmi esclusivamente al centro regionale di chirurgia della mano, praticamente a fare soltanto quella che è la parte della chirurgia che mi piace e mi affascina di più.
Savona, i savonesi, pregi e difetti. Ma io non sono, sì. Io non sono il giudice dei savonesi per giudicare i pregi e i difetti. I savonesi hanno i pregi e i difetti che hanno tutti i cittadini del mondo e che ho io, e soprattutto sono dei liguri, e come anch'io sono ligure, e quindi con tutta la nostra riottosità, con tutta la nostra caparbietà, con i nostri silenzi soprattutto, e sono operosi. Spesso però si lasciano un po' morire dal confronto con il genovesato, hanno questa sudditanza innata e trovano fatica a potersi riscattare, e in questi ultimi tempi hanno perso un po' il contatto con la loro città, che io 45 anni fa l'ho vista con un occhio da straniero, da forestiero, come una città bellissima, straordinariamente bella dal punto di vista dell'urbanistica, dal punto di vista dei palazzi, e oggi si vedono deteriorati, che si vede uno scarso rispetto rigoroso, come dovrebbe essere rigoroso, di questa bellezza, di questa città, che è veramente un piccolo scrigno, un piccolo gioiello che avrebbe dovuto migliorare e non essere deteriorato come sta deteriorandosi adesso. Certamente in 20 anni abbiamo visto trasformarsi completamente la chirurgia della mano. 20 anni fa ci accontentavamo di aggiustare un organo leso, oggi non ci accontentiamo più. Oggi cerchiamo di ridare alla mano la sua dignità utile per quell'individuo, cioè di personalizzarla. Oggi sapete che stiamo tentando, parlando, cercando di ottenere il reimpianto, il trapianto da una mano da cadavere. Sarà un problema molto, è un problema discusso, sarà un problema molto importante, sarà l'occasione durante questo corso di una tavola rotonda alla quale ho invitato tutti quelli che hanno fatto dei reimpianti, e il professor Lanzetta, che è un mio caro amico, quello che ha partecipato al trapianto famoso di Lione e ai primi due trapianti che sono stati fatti, e col quale discuteremo per vedere le luci e le ombre e per vedere se si può progredire in questa direzione. Savone Mantero, io sono un savonese di adozione ormai, anche se sono un portovenerese che sa di esserlo e si sente molto legato alle sue origini, però dopo 45 anni che vivo e lavoro a Savona ho imparato a amare questa città, la gente che c'è dentro, e mi sento anche responsabile delle cose che non funzionano. La mia opinione è semplice: bisogna che i savonesi si dividano in tanti quartieri e che si guardino tutti in faccia e dicano: chi lo vuole? Siccome non lo vuole nessuno, bisogna avere il coraggio di dirlo. E allora, siccome è un problema medico soprattutto, bisogna che sia affiancato all'ospedale, ma non dentro all'ospedale, perché il savonese ammalato poi, quando l'avrà nel quartiere ospedale, protesterà perché c'è il SERT dentro al quartiere dell'ospedale. Bisognerà metterlo limitrofo all'ospedale, in modo che non ci sia l'invasione da parte di questi poveri ammalati che hanno bisogno del SERT, però che sia fuori dall'ospedale e che non diventi un'invasione e un'appropriazione indebita dell'ospedale, dove ci sono gli stessi savonesi di Santa Lucia che protestano, in più malati.